La Torre dei Picentini, ristorante, pub, pizzeria, Prepezzano di Giffonise Casali. Mi è piaciuto un parolone. No, sono molte cose da modificare. Certo, a piacere comunque sempre riuscire a pareggiare, però ci sono tante cose da rivedere. Sì, penso che secondo me abbiamo regalato un tempo e poi penso che la formazione secondo me era quello del secondo tempo che doveva giocare nel primo tempo, perché è la formazione che ha sbagliato. Ripeto, secondo me potevamo anche vincerla, però ci accontentiamo del 2-2. La squadra c'è, però deve osare anche un po' di più avanti e secondo me anche giocando con due punte secondo me è la cosa migliore, perché solo Bocalone il primo tempo non è che poteva fare molto. Siamo stati un po' molto contratti ad aspettare il Pescara e noi sappiamo le squadre di Zeman poi ti colpiscono prima o poi. Comunque io sono contento di 2-2, pensavo di perderla, quindi meglio così. Adesso, in questo momento, allora voglio fare solamente un ringraziamento a Zema, ho detto tutto, va bene? Abbiamo preso un punto veramente trovato, perché la partita abbiamo giocata malissimo, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Zito, abbiamo migliorato un po', siamo saliti un po' con il baricentro. Per fortuna poi è stato tolto Perito, che ha giocato una partita disastrosa. Comunque nel primo tempo ci sbagliate tutta la formazione. I sbagli si pagano, l'allenatore ne sa qualche cosa. Alla fine potevamo anche vincerla, speriamo la prossima. Forza Salernitana! Sprocolati, grande giocatore, bel gol. Una debolina. No, non già faccio niente a parlare. Per me è stata una bella solidarietà. Fatto una sconfitta non ci voleva. L'unico momento Cunnia era ad allenare, Cunnia! Va bene, porta Salerno! Grazie. Il primo tempo è stato deludente da parte nostra. Poi quando è entrato il numero 11, che mi sembra che sia il portoghese, non so perché non lo fanno giocare. Per me quella ha quasi risolto la partita. 2-2, un pareggio giusto? Insomma, un pareggio è giusto. Commenti sono anche i Monnezzi, poi sta. Grande delusione, perché secondo me la potevamo vincere. Io credo che Bollini debba un po' rivedere le sue scelte. Qualche cambio non mi ha convinto, anche la formazione di partenza, una formazione che ha impaurito la squadra. Non mi è piaciuto, bisogna usare, poi la squadra deve essere più viva, più vivace, più pronta, più concentrata. È stata anche sfortunata dal gioco dall'inizio, che ha preso il gol su quel gol, diciamo, su una difesa che a quel momento si è trovato impreparato. Però penso che la Salernitana il secondo tempo ha fatto un bel secondo tempo ed è stata anche sfortunata. Penso che il Pescara non è che ha fatto qualcosa più della Salernitana. Comunque c'è sempre da giocare e da migliorare anche. No, ma come? Ma è però centrocampista. Lasciare un commento? No, nessun commento. Un punto non può bastare, però. Siamo forti. Oramai ci riprendiamo, oramai, grazie. Ringraziamo anche a mio padre ciò. Un consiglio per l'Otito? No. Grazie. Vado di fretta, mi dispiace, non è mio. Forza Salernitana, forza! Per la partita? Bel risultato, sono contento. Ehi, figlia rubani, c'è gela, qua c'è stanno, con te. Molto confuso, soprattutto il primo tempo. Confuso il primo tempo. Dove deve migliorare? Deve migliorare Bollini. Mi dispiace per Bollini, ma Bollini è un bravo allenatore, però deve essere più coerente. Il primo tempo la Salernitana non ha giocato bene, ma non ha proprio gioco, non riescono a fare una trama di lavoro di gioco, niente da fare. Il secondo tempo un poco, in più anche che forse il Pescara è calato un poco. Siamo stati fortunati e nello stesso tempo, il primo tempo, la Salernitana poteva fare anche due gol perché le azioni le ha avute. Noi purtroppo, nonostante non giochiamo bene, non riesce a concretizzare. Siamo sfortunati perché abbiamo le occasioni di gol e non riusciamo a realizzare. Gli altri vengono a Salerno, fanno due gol con due azioni e via. Così c'è stata anche la stessa partita che noi abbiamo fatto a Carpi. Il Carpi un'azione ha fatto un gol, noi abbiamo giocato e loro hanno vinto. Comunque speriamo che più avanti cambino le cose, perché la squadra potrebbe essere decente con una sistemazione un poco più idonea. Grazie e buona serata.
Sì, mi è piaciuto, però Bollini ha sbagliato il primo tempo. Cosa ha sbagliato? La squadra, a mettere la squadra in campo. Per me... Dico che Zito ha risvegliato i compagni. L'arrivo di Zito ha sbloccato la partita. Non va. Manca 3-4 persone proprio fondamentali. Una chiavaca. Hanno mandato l'allenatore. Colpa dell'allenatore. Non è buono, ehi. Non è buono, il centrocampista non è meglio. O centrocampo a noi non funziona niente, è una chiavaca. Cosa funziona? Che funziona? Niente. Qualche giocatore che mette a così, tic tac, che stia a squadra. E da parecchi anni fa si è nascita un po'. E lo dito? Lo dite, un magna, non parliamo proprio, non voglio parlare proprio lo dito. Lo dite, per sulle cazze sue, niente più, mi sono fotte proprio i salienti. Ma se la Lazio, la segnata la Lazio, ma se la Lazio. Ma che bello frigo che si dà, basta che fai i soldi. Chissà lo dite, ciao.